E riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Mi sono procurato una bacinella più grande. Appena appena. Adesso lo lascerò qua un po' e niente, vi riaggiornerò più tardi, quando sarà un po' pulita almeno. Stiamo procedendo molto bene. Ho fatto qualche modifica. Sono riuscito a recuperare questa bella lastra di acciaio inossidabile, che è anche spessa qualche millimetro, che d'altronde quella che avevo prima era una cosa recuperata proprio di fortuna, ma questa fa il suo lavoro e anche in modo molto molto egregio. Ah, poi altra cosa, quei trasformatori che usavo io non vanno bene per questa cosa, perché funzionano in corrente alternata e a noi serve la corrente continua. E mi sono fatto un po' aiutare da mio nonno, che ne sa molto di queste cose, e effettivamente sbagliavo io. Ma mi ha detto che potrebbe esserci un modo per poterli usare comunque. Bisogna farci delle modifiche, ma si possono usare anche quei trasformatori che ho io, da quanto mi diceva. Poi non so, ponte di Dio, di roba del genere, che manco so cosa vuol dire, ma magari ci farò un video a riguardo, perché no? Comunque intanto puliamo questa trancia e poi pensiamo al resto. Bene, siccome da un po' che è giù immersa la trancia, adesso la tiro fuori e le do una bella spazzolata, ma ve la mostro direttamente pulita perché oggi sono qua in un posto un po' scomodo. Che dire, ragazzi? Non sta venendo fuori poi così male. Eh? Questo bel colore nero. Mi piace un sacco. C'è ancora un po' di lavoro da fare, soprattutto qua in mezzo ai manici. Però sì, sta funzionando, direi, alla grande. Ovviamente i posti questi qua scomodi li pulisco io a mano dopo, ma adesso gli do un altro colpetto, tanto da essere sicuro di rimuovere tutta la ruggine, perché ce n'è ancora. Anche se magari non si vede bene da schermo, qualche puntino di ruggine è ancora presente, quindi la lascerò giù ancora per un po' e poi pulirò il resto a mano. Ottimo! Guardate che bel colore che comincia a avere. Adesso sì che mi piace. No, prima che si staccavano tutti i pezzi di ruggine ogni volta che la prendevo in mano. Ottimo! Veramente molto soddisfatto per adesso. Ho quasi come la sensazione che sia arrivato il momento di tirare su la trancia e vedere come è messa. Non si vede nulla adesso. Guardate quanta ruggine ancora ha buttato fuori. L'ho staccato tutto, molto bene. Vediamo qua. Allora, stacchiamo questo. Sembra che si sia pulita ancora di più. Adesso do una pulita al volo e vediamo com'è messa. L'acqua così arrugginita non l'ho mai vista. Comunque, guardate qua, mi sposto qui. Che lavoretto. C'è ancora un po' di ruggine. Tipo qua dove ci sono i manici. Sui bordi tende sempre a rimanere un po', ma adesso non preoccupatevi che ci faccio ancora un altro ciclo. Vedete qua? Questa è tutta ruggine che si è solidificata formando un blocco unico e che l'ho pulito, un bel po'. Quindi niente. Cambio l'acqua e ci vediamo tra poco. Molto bene. Marchingegno collegato e inizia subito a friggere. Vedete? Voglio darle il colpo di grazia e dopodiché asciugarla, pulirla da eventuali residui di ruggine e poi niente, un po' di olio antiruggine e ve la mostro bella pulita.
pulita. Ecco. Piano piano sto vedendo la fine di questo lavoro immane. E finalmente eccoci qua, con la bellissima trancia pulita, come Dio comanda. Guardate che roba. È venuta fuori davvero, davvero molto bene. È ancora un po' bagnata dell'olio che ci ho messo sopra, però si asciugherà, insomma. E probabilmente dovrò metterne ancora un po' qui dove sto toccando perché lo sto assorbendo io invece che la trancia. Questa parte qua mi piace un sacco, è venuta fuori davvero, davvero molto bene. Vedete quello che dicevo io negli scorsi video? Che l'elettrolisi è necessaria in quei punti dove si formano croste di ruggine. Vedete quanto era corrosa questa trancia? Tutti questi puntini, vedete? Queste tacche. È la corrosione del terreno che col passare degli anni, d'altronde è stata sottoterra praticamente un secolo, sono più di un secolo, e la corrosione del terreno ha fatto in modo di formare sulla superficie tutti questi puntini qua, questi piccoli buchini praticamente, più che puntini, sarebbero dei piccoli buchi, vedete? È tutta corrosa, tutta mangiucchiata. E quindi pulendo la trancia abbiamo un po' avviato questo problema. Ovviamente non possiamo ricostruire dove manca il ferro, tutti questi buchini qua dobbiamo lasciarli così, ma perlomeno l'abbiamo pulita e così la ruggine non va più avanti, la corrosione l'abbiamo bloccata e con un bel po' di olio protettivo adesso rimarrà così bella per sempre praticamente. Io ho dei pezzi puliti ancora anni fa, sempre con elettrolisi, e ad oggi sono tali e quali. Non hanno subito alcun tipo di variazione, non hanno fatto la ruggine non ha fatto la sua ricomparsa e anche lì avevo tutto quanto protetto con olio antiruggine protettivo, insomma. È venuta fuori uno spettacolo. Vedete? Tutta bella sbrilluccicosa. Sono soddisfatto del risultato, sì. Ci è voluto un bel po' di tempo, anche perché stavo sbagliando io. Stavo usando dei trasformatori in corrente alternata e a noi ci serve per fare l'elettrolisi la corrente continua. E quindi è stato un attimo di ma che sta succedendo, perché non funziona, ma poi ho capito il motivo. Mi è venuto in soccorso mio nonno e mi ha spiegato dove stavo sbagliando e poi niente. Ma forse c'è un modo per riuscire ad usare al meglio quei trasformatori lì, modificandoli nella maniera corretta, ovviamente. Ma ovviamente mi farò aiutare da chi ne sa più di me. Quindi niente, è stato bello il doppio, perché sono riuscito a capire, ovviamente sempre grazie a mio nonno anche, perché non funzionava niente con quei trasformatori maledetti, appunto perché erano dei trasformatori che non lavoravano come serve a noi. E niente. Dopo aver capito il problema ed essere ritornato al mio fedele alimentatore da PC portatile, il lavoro andava più che bene. Infatti ha lavorato alla perfezione con quel piccolo alimentatore. Ho capito che non serve roba tanto grossa, tanto performante. Basta anche qualcosa di piccolo e una volta che l'elettrolisi comincia a fare il suo effetto sulla superficie, man mano che andiamo a pulire, l'oggetto in questione al ciclo successivo di elettrolisi sarà sempre più rapida la pulizia. E niente, quindi sì, sono molto soddisfatto. Mi è piaciuta questa cosa. Mi è piaciuto capire il problema perché non funzionava tutto. E sì, sono soddisfatto. A voi cosa ve ne pare? Spero di fare delle riprese abbastanza decenti. Si vedono dei puntini un po' scuri che ancora l'olio qua, ad esempio, vedete? Che è giallognolo, è perché l'olio deve ancora assorbire, ce n'è tanto. Se pulisco con una pezza diventa lucida grigia così, non dorata, ma è la quantità di olio un po' troppo eccessiva che ci ho messo sopra anche qui, è un pochino più dorato. Ma vabbè,
non è assolutamente un problema, insomma. Si assorbirà. Peccato che manchi il becco qua, sarebbe stata completa, però l'ho trovata così. E un motivo, se si è rotto, cioè, vuol dire che è stata usata, qualcosa è successo. Ecco, insomma, questa è la trancia finalmente pulita. Fatemi sapere cosa ne pensate e non so quando ci sarà un altro video di elettrolisi, ma sicuramente ce ne saranno altri, ho parecchie robe da pulire e mi manca solamente una cosa che è il tempo per farlo. Niente ragazzi, io vi lascio con questa bellissima immagine della trancia e noi come sempre ci becchiamo nel prossimo video. Ciao a tutti!